Bella a tutti ragazzi e benvenuti nel 21esimo episodio della nostra Master League su PES 4 con il Livorno, signori. Allora, veniamo dallo scorso video in cui abbiamo pareggiato 0-0 col Getafe, signori, ma ci siamo qualificati per la promozione alla categoria, alla Lega A, signori, arrivando secondi in campionato ed era il nostro obiettivo. Non so come ci siamo riusciti facendo semplicemente 8 gol in campionato, però ci siamo riusciti, signori, ci siamo riusciti, abbiamo preso pochi gol e ci siamo portati a casa punti necessari. Oggi ci tocca l'ultima partita del campionato, signori, ovvero la finale di Coppa, dopodiché avremo un mercato intensissimo e quindi con calma e sangue freddo affronteremo varie situazioni. Allora, voglio fare una modifica, giusto per l'ultima partita di campionato, però andiamo a fare direttamente quando scendiamo in campo. Detto questo, signori, prima di partire il video vi ringrazio per i like, per i commenti, per i suggerimenti e per il supporto e vi ricordo sempre di iscrivervi al canale. Finale di Coppa che la giochiamo giustamente con Siviglia. Ecco, chi cazzo la volevi giocare a te? Con gli scappati di casa praticamente. La giochiamo con il Siviglia. Allora, i ragazzi sono tutti carichi. Allora, noi facciamo una cosa: mettiamo Unorgas al posto di Del Tongo. Al posto di Del Tongo mettiamo Utaka. E al posto di Del Tongo mettiamo Daniele Vicius, signori. Ce la giochiamo così. Strana. Strana, ma ce la giochiamo così. Voglio provare così. Mettere Unorgas là dietro. Voglio Utaka, mi è piaciuto nell'ultima partita da trequartista. Quindi proviamo un attimino così come gira la squadra. Come gira la squadra. Potremmo dare un'ultima chance a Utaka che da trequartista potrebbe fare bene. E potremmo dare una nuova vita anche a Unorgas da mediano. Potrebbe diventare il nostro nuovo Pirlo, signori. Il nostro nuovo Pirlo. Intanto Sharamitano. È partita la finale di Coppa, signori. Utaka, attenzione, attenzione. Daniele Vicius, subito. Parte il pallone, è lento, però in aria. Sì, signori. Dai così, Livorno in vantaggio. Livorno in vantaggio. Non chiedetemi come, con Vargas. Livorno 1, Siviglia 0. Siamo partiti a bomba, signori. Siamo partiti a bomba. Bello così. Calcio d'angolo. Spizzata di testa sbagliata e Vargas si trova nel posto giusto al momento giusto. Dai così, 1-0. 1-0 parla al centro. 1-0 parla al centro. Vai, 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 ripartiamo, ripartiamo. Ripartiamo, ripartiamo. Andrebbe bene anche così, sinceramente. Andrebbe bene anche così. Utaka, da trequartista, Utaka. Utaka, mannaggia, passaggio sbagliatissimo di Utaka. Attenzione, attenzione, un orgas. Amelia, la fa sua, subito il pallone in profondità, subito il pallone in profondità. Stacco di testa di Rossetti a cercare Daniele Vicius, ma non ci siamo. Bello comunque qui l'anticipo, grandissimo. Il gioco di piedi, grandissimo gioco di piedi. Utaka. Attenzione a Ciaramitaro che si fa vedere. Ciaramitaro si ferma. Ricerca Daniele Vicius che cerca l'inserimento. Attenzione, mannaggia, Gambardoni. Ci siamo svegliati, signori. La squadra adesso gira bene. La squadra mi piace come gira, signori. La squadra mi piace come gira. Attenzione, Vargas. Ancora pallone in profondità al 13esimo, Livorno 1, Siviglia 0. Finale di Coppa, signori. Finale di Coppa di categoria 2, di Lega 2. Attenzione, bravissimo Pfezel. Bravissimo il recupero di palla di Pfezel, che poi parte su quella fascia. È lento proprio Pfezel, ci prova fino all'ultimo. Attenzione. Un sombrero, incredibile. Ci siamo fatti fare il sombrero. No, che razza di intervento hai fatto? Attenzione, si sta creando lo spazio per il cross, parte il traversone, ci siamo noi, ci siamo noi, ci siamo. Grandissimo Gambardoni che però deve liberarsi del pallone. Utaka. Grande l'apertura per Ciaramitaro che vede subito Daniele Vicius. Troppo largo però Daniele Vicius cerca nuovamente Utaka per vie centrali che cerca Rossetti. Rossetti dal nulla! Rossetti!
Il Livorno fa 2-0, signori! Il Livorno fa 2-0! Livorno 2, Siviglia 0! Porca miseria, che bella vittoria, che bel gol! Grandissimo Taka, Rossetti la stoppa, si gira e tira subito, trova l'angolino. Grandissimo Rossetti! Livorno 2, Siviglia 0 al 22esimo del primo tempo. Signori, non avevo mai fatto due gol in una sola partita. Incredibile, incredibile, grande così, grande così. Utaka per Daniel Vicius. Buona qui il movimento, cerca Ciaramitaro che si ferma. Ciaramitaro cerca Utaka. No, mannaggia Utaka mio, deve cercare Rossetti. Grande il recupero di palla di Utaka però per Ciaramitaro, che cerca un pallone in profondità che però non riesce. Attenzione Utaka lotta, grandissimo Utaka. Tutti stanno sentendo odore di bocciature, signori. Attenzione, annaggia, non ho tenuto troppo. Non sapevo dove fosse Rossetti. Grandissimo Unorgas. Abbiamo trovato la quadra, signori. Abbiamo trovato la quadra della squadra. Daniele Vicius per Rossetti, che cerca Utaka, che si fa anticipare. Attenzione, Unorgas poco reattivo su questa azione. Attenzione a Siviglia, che questo sta a fare tutto quello che vuole. Qualcuno lo ferma? Attenzione a Magallanes, che è pericoloso. Pallone tirato fuori, va bene così. Al 30esimo, Livorno 2, Siviglia 1, signori. Livorno 2, Siviglia 0. Che cazzo lo dico? Unorgas, annaggia. Si è addormentato, ma recuperiamo il pallone. Unorgas, Ciaramitaro, Utaka, Giambardoni per Daniele Vicius per Rossetti, che tenta di nuovo, però il pallone è stato strozzato e la conclusione non è stata delle migliori. Sì, stiamo giocando bene. Vincere 2-0 contro il Siviglia non è cosa da poco, signori. È nostra? Com'è possibile che sia nostra? Ci sta... va bene? Ce la teniamo? Annaggia! Ci sta di russo questo risultato, signori. Però... non vorrei che fosse troppo sbrilluccicante. Attenzione Daniele Vicius cerca di girarsi. Si crea lo spazio, Daniele Vicius vede... Utaka, dal limite! No, ti sei passata davanti la palla. Ma che cazzo la fai? Dormi. Ancora, calcio d'angolo. Unorgas, la batte lui questa volta, il pallone al centro. Mannaggia. No, cazzo la fai? Gambardoni. C'è qualche elemento che va... Utaka! Sciabolata! E gol! Signori, impressionante! Utaka trova il 3-0 per il Livorno su un netto autogol. Incredibile, signori. Tiro nettamente deviato dal difensore e il portiere non può nulla. Deviazione netta, la palla becca il palo ed entra in porta. Livorno 3, Siviglia 0, signori. Io non so che cosa dire. Sono scioccato. Sono scioccatissimo, signori. Ma noi va bene così. Non cambiamo assolutamente niente, signori. La squadra così gira. E mi piace tanto questa squadra. A questo punto il mercato va inizialmente puntellato. Che comunque funzioniamo. Cioè Utaka da trequartista è la svolta. Unorgas mediano va bene. Dobbiamo cambiare un attimino forse gli esterni. Forse Ciaramitaro e Giallombardo non sono tutta questa sicurezza. Grandissimo Rossetti, tienila. No, Rossetti mio, dovevi tenerla. Grandissimo Rossetti che lotta. Attenzione, Daniele Vicius, si allarga, si ferma Daniele Vicius. Aspetta qualche compagno, Daniele Vicius si ferma di nuovo, torna indietro, ancora che torna indietro Daniele Vicius. Vede l'inserimento di Ciaramitaro. Era un orgas, Gambardoni, Utaka, gira su se stesso, Utaka, Daniele Vicius! Ci ha provato anche lui a entrare nel tabellino dei marcatori.
Attenzione ancora Utaka. Attenzione Rossetti, però recupera la posizione Rossetti. Attenzione Utaka ancora. Utaka, lasciano libero Rossetti che si gira. Mannaggia, non trovo lo spiraglio giusto. Non trovo lo spiraglio giusto, ma Siviglia completamente in bambola, signori. Siviglia completamente in bambola. Unorgas parte il traversone. Mannaggia, la palla però arriva a Rossetti, che con un movimento cerca di fare fuori il difensore. Ci riesce, inquadra la porta Rossetti. Notario finalmente riesce a parare un pallone. Riesce a parare un pallone, Notario. Peccato. Un passaggio all'indietro molto rischioso da parte del Siviglia, che ora sembra un attimino accelerare le manovre. Siviglia sembra un attimino accelerare le manovre e ci sta riuscendo. Attenzione. Niente, se ne va da solo. Per fortuna riusciamo ad anticipare. Attenzione Utaka, Danilevicius parte lui, Danilevicius. Utaka per Ciarramitaro in profondità, non arriva il pallone a Rossetti. Stacco di testa, mannaggia, ancora Magaglianes, ancora però il Livorno, questa volta con calma, verso Unorgas. Ciarramitaro, attenzione il pass, no, troppo profondo, troppo in profondità per Utaka. Ancora, stop, pallone di Unorgas con calma per Utaka. Utaka vede il momento di Ciarramitaro, che vede Danilevicius, che prova il tiro subito, ma viene stoppato. Attenzione ancora, calcio d'angolo, è uscito Magaglianes per Baptista. Parte traversone, il pallone al centro, stacco di testa di Danilevicius, pallone fuori. Un fallo contro, una spintonata sul colpo di testa, e il Siviglia riesce a ripartire. Grandissimo. No, avevo preso la palla. Ma che cazzo la dice? Avevo preso la palla. Cross in area di rigore. Amelia prende la palla e la fa sua. E il lancio è profondo. Stacco di testa un po' inutile di Danilevicius. Poteva metterla a terra con calma e giocarla. Attenzione. Buono ancora. Il Livorno tiene pallone. Gambardoni. Utaka. Cerca Rossetti. Che cerca Danilevicius. Che non si sa perché si ferma. Danilevicius non segue l'azione. Non va verso il pallone. Allora signori, visto quello che sto vedendo adesso, io il mio primo pensiero, considerando che sono giocatori come Amelia, me lo terrei sinceramente. Ciarramitaro con calma verso Danilevicius cerca Rossetti viene visto. Pallone, no, la dovevi dare a Utaka. Grandissimo Grandoni, riparte il Livorno con Grandoni, che è lento come poche cose al mondo. Grandoni riesce a crossarla, il pallone al centro, Danilevicius la liscia completamente, liscio colossale di Danilevicius. Pevsel per Vargas per Utaka. Attenzione Rossetti, sbaglia lo stop, la restituisce allora Utaka, che tira fuori. Ci ha provato Utaka a fare la doppietta personale, ma non c'è riuscito. Pallone rinviato dal portiere del Siviglia. Ancora. Cosa? Quando? Chi ha fatto fallo? All'86esimo. Il Siviglia ci crede ancora. Amelia! Mamma mia, doppio palo! Che cazzarola è successo, signori? Che cazzarola è successo? Riusciamo a evitare di farli segnare? No, devono segnare per forza. Incredibile. Oh, l'hanno buttata fuori. C'è stato... dormita colossale. Dovremmo puntare forse anche dei difensori un pochino meglio signori, qualche difensore un pochino meglio nelle prossime sessioni di mercato. Dobbiamo capire quanti soldi abbiamo, più che altro. Utaka per Danilevicius, che vede Rossetti, porca miseria, palla però che torna a Utaka, che riesce a girarsi, che cerca Danilevicius, che cerca Utaka, che tira subito.
Incredibile, signori. Io non so cosa sia successo ai miei giocatori. Il cross al centro, nessuno stacca di testa, però il pallone però arriva a Ciaramitaro. Utaka. Niente da fare, minuti di recupero, c'è un fallo. Ah, mannaggia. Rinvio del Siviglia ed è finita, signori. Non ci posso credere. Il Livorno batte 3-0 il Siviglia in finale di Coppa. Sono sbalordito, signori. Non so assolutamente cosa sia successo in questa partita. Non avevo mai riuscito a fare più di un gol a partita. Ne abbiamo fatti 3 in finale di Coppa contro il Siviglia. Ma non c'è la premiazione? Cazzo, abbiamo... Ah, ecco, è perché dico è vero e verità, signore. Ma se mi levi pure la premiazione, guardalo lì. Dai così, Livorno, campione. Chi alza la Coppa? Numero 16, chi cazzo lo è il numero 16? Non so neanche i numeri dei miei giocatori. Però, ah, Rossetti, il capitano futuro, signori. Dai così, è il primo trofeo che ce lo siamo portati a casa. Diciamo che è stata una stagione abbastanza positiva, signori. Vincitore Coppa di Serie 2, ok, 2000 punti. No, salva. Solo scrivi tutte cose, salva. Buono, signore. Abbiamo preso tanti bei punticini. Buono così. Questo ci proietta verso un mercato stellare, signori. 2 punti, 2000 punti, vittoria di Coppa. Parliamone. Però ora il mercato dobbiamo lavorarci con calma e senza fretta. Capire un attimino. 800, siamo a 15.000 punti, signori. 15.000 punti. Amel è salito. Pefsel sale. Gianlombardo sale. Migliore in accelerazione. Bravo. Del Tongo si è fermato. Ah no, Del Tongo non ha giocato. Ciaramitaro sale. Gambardoni sale. Unorgas sale. È migliore in tecnica. Utaka sale, ma sempre senza voglia. E Rossetti migliora ancora. E poi dalla panchina non è entrato nessuno. Ok, signori. Allora, facciamo un attimino il conto delle situazioni varie. Match di campionato disputato. Ok, non ci interessa. Giocatori premiati. Magagliani, Cedario Silva, Daniela Silva. Non ci interessa. Match di Coppa disputato. Abbiamo vinto. Giocatori premiati di Coppa di categoria. Giallombardo, Livorno. Addirittura. Miglior giocatore. Sti cavoli. Annuncio classifica UEFA. Siamo saliti leggermente in questa classifica. Facciamo sempre schifo. Sempre 68esimi, facciamo sempre schifo. Bene, grazie. Maregini del Livorno si è ritirato. Sensini, Stuttgart, Marcheggiani e Songo. Vabbè. Ce ne frega qualcosa? No, aspetta, c'erano altri giocatori. Mosca, Mainz e Bolt. Va bene. Frega poco, signori. Bonus classifica 2000. Bonus miglior giocatore. Vabbè, questi sono i 3000 punti che ci hanno dato. Va bene. Quindi siamo a 30.000. Oh, Siviglia e Livorno salgono. E quelle altre due non me le ha fatte leggere. Vaffanbagno. Che cosa. Cosa stai dicendo? In preparazione dell'inizio del campionato, come durante la stagione, riceverai punti di esperienza. Cioè, punti di esperienza e punti bonus dopo una partita. Ah, io posso scegliere contro chi giocare. Ah, ok. Alziamo. No. Giochiamo contro il Ren. L'abbiamo fregata. Poi ce ne giochiamo un'altra contro. Contro il Brescia. Poi ce ne giochiamo un'altra contro. La Sampdoria. Secondo me dovrebbero essere squadre al nostro livello. Basta. 3 amichevoli penso che possano. Possono andare più che bene. La prossima partita è precampionato 1. È vero. Dobbiamo concentrarci pure sul mercato. Però con calma, signori. È buono anche giocarci queste partite così. Nella fase di. Di mercato. Che è aperta, giusto? Penso di sì. Penso che la fase di mercato sia comunque aperta. Detto questo, signori, io vi ringrazio per questo video. Vi ringrazio per i like, per i commenti, per i e per il supporto. Abbiamo ottenuto sia la promozione che la vittoria della Coppa. Noi ci vediamo sempre qui sul canale per un prossimo contenuto. Bella raga, ciao!